tutti insieme abbiamo deciso di provare a mandar via quello che consideriamo il peggior governo che questa regione abbia mai avuto. Angelo Chiorazzo, esponente di Basilicata Casa Comune, ha deciso di ritirarsi dalla corsa alla presidenza della Regione Basilicata prevista per il 21 e 22 di aprile per sostenere il candidato del centro-sinistra Piero Marrese del Partito Democratico. Questa decisione segue un precedente passo indietro di Chiorazzo, inizialmente a favore di Domenico Lacerenza, anch'egli del centro-sinistra, che si era poi ritirato il 16 di marzo. La scelta di Chiorazzo è stata annunciata durante una conferenza stampa a Potenza alla presenza di Marrese, sottolineando la volontà di offrire agli elettori lucani un'alternativa concreta al governo di centrodestra guidato dall'uscente Vito Bardi di Forza Italia. Il sostegno a Marrese arriva in seguito anche ad un appello all'unità da parte dei segretari regionali di diverse forze politiche di centrosinistra, tra cui PD, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, Basilicata Possibile e Partito Socialista. L'obiettivo comune è quello di proporre un programma e una visione condivisi per la Basilicata, emerso dalla conferenza stampa, in opposizione alla gestione attuale della regione. Con l'entrata in gioco di Chiorazzo a sostegno di Marrese, i candidati alla presidenza si riducono a tre: Vito Bardi, Piero Marrese e l'outsider Eustachio Follia di Volt. Ora l'attenzione si sposta sulle liste elettorali che dovranno essere presentate entro le date stabilite. Nel frattempo il Consiglio regionale si appresta a tenere l'ultima riunione della legislatura corrente. È doveroso per rispettare i lucani, per dare l'opportunità ai lucani di migliorare questa terra che merita davvero di più. Sarebbe stato più facile cedere all'orgoglio personale e magari continuare su un'altra strada, ma una strada che sarebbe stata poco generosa per i bisogni che abbiamo in questo momento in questo territorio. Il percorso di questa sera è stato condiviso con tutte le forze in campo, Conte, la scelta, anche, avete sentito, anche sì, con i segretari, anzi sono entusiasti di questo lavoro che abbiamo fatto insieme con Angelo qui sul territorio, sempre mettendo al centro l'amore e la difesa per questa terra. Degli errori sono stati fatti, ha detto bene Angelo, la capacità è quella di superare questi errori e di andare avanti. A stretto giro ci saranno altre riunioni, ne abbiamo già fatte alcune oggi, quindi continua questo lavoro di convergenza, di condivisione, e nei prossimi giorni sarà ancora più intenso, proprio perché lavoreremo per completare le proposte che porteremo nelle piazze della Regione Basilicata.